Sono preoccupati gli allevatori della Valle d'Itria. Nelle campagne si registra la presenza di lupi che attaccano le greggi. Sia chiaro, nessuna violenza contro i lupi è auspicata, ma dal Comitato delle Contrade si chiede l'intervento delle autorità per prendere atto del grave problema e intervenire al più presto con misure efficaci a tutela degli allevatori, degli imprenditori e dei semplici cittadini. Il lupo difficilmente attacca l'uomo, ma rappresenta un problema per altre specie animali. Abbiamo fatto visita al signor Vito, titolare di un'azienda agricola che nelle campagne tra Ostuni e Cisternino alleva le pecore e produce latte e formaggi caprini. Nei giorni scorsi l'ennesimo attacco al suo bestiame. Le foto, macabre, sono pubblicate sui social, ma evitiamo di mostrarvele perché poco adatte a un pubblico sensibile. Guarda, io ho iniziato che avevo 80 capi di bestiame, tra pecore e capre. Magari io poi girando ancora, continuando a lavorare con le bestie nel pascolo, ho trovato solo la campana, il collarino di ferro, e qualche volta ho trovato qualche zamba. Mentre questa volta l'attacco è stato nel recinto, quindi nel recinto non sono potuti portarsele via. L'hanno solo uccisa e lasciata là. Come si fa a riconoscere, a distinguere l'attacco di un lupo dall'attacco di un cane magari? Se il lupo azzanna, prima azzanna e poi si sbrana quello che diciamo per sfamarsi. E poi la recinzione dove stavano il cane non salta, ma il lupo ce la fa.